Ciao amici cacciatori, ben ritrovati sul bunker. Come vi ho anticipato nel video precedente, oggi farò una cartuccia dispersante in calibro 20, una cartuccia da utilizzare per la caccia alla beccaccia nel bosco. Assetto completo con dati di banco forniti dal Trio Big. Dopo la sigla. Rieccoci di nuovo insieme per fare questo assetto dispersante in calibro 20. Come polvere utilizzeremo una MB x 32, un contenitore della Gualandi, un dispersante della Gualandi completo, dialette, e del piombo numero 8. Allora, direi di iniziare subito pesando l'MB x 32, che in questo assetto va dosato in 1,25 g. Allora, pronti con il 1,25 g di MB x 32, che andremo a mettere all'interno di un bossolo T3 da 70 svasato con innesco 615. Mettiamo il contenitore della Gualandi, dispersore calibro 20, e pesiamo 25 grammi di piombo numero 8. 25 grammi precise. Diamo dei colpetti per far stare bene il piombo in mezzo alla croce del dispersore. Ed eccoci con la cartuccia pronta ad essere chiusa in stellare ad una quota di 60. Dopodiché ci vediamo per i dati di banco. Userò un incisore a 6 pliche della OMV, ribassatore sempre dell'OMV e una bobina SP2 calibro 20 sempre OMV. Ok, procediamo con la chiusura. Eccoci con la cartuccia finita, chiusa, pronta ad essere utilizzata per la caccia alla beccaccia. Cartuccia in piombo 8. Allora, vi ricordo l'assetto completo: bossolo tipo 3 da 70 della Fiocchi con innesco 615, polvere MB x 32 in dose di 1,25 g, contenitore dispersante borra Gualandi dispersante con croce e 25 grammi di piombo 8. Cartuccia chiusa in stellare ad una quota di 60. Allora, la prova in canna manometrica di questo assetto è stata fatta dal Trio Big. Anche se ci siamo visti settimana scorsa, colgo l'occasione per ringraziarli anche in questo video. Quindi saluto Simone Bertini, Paolo Guerrucci e Alessandro Iacolina. Gentilissimi, come sempre, ogni volta a venire incontro alle mie richieste, oltre che a dispensare tantissimi consigli che io seguo. Ok, li seguo, seguiteli anche voi, perché parliamo di persone molto serie e professionali che hanno provato migliaia di assetti con migliaia di bancature, quindi sanno il fatto loro. Allora, vi dico i dati di questa carica. Sapete che la croce all'interno del contenitore tende ad aumentare le pressioni confronto a magari non solo a un contenitore puro. Vi dico la velocità di questa cartuccia rilevata a 2,5 metri dal vivo di volata, che è pari a 395 metri al secondo, con una pressione media di 909 bar e un tempo di canna di 2600 microsecondi. Ottima cartuccia da utilizzare per la caccia e la beccaccia, con una buona pressione alle spalle, una buona velocità e un'ottima apertura della rosata.
Ok, come ho fatto per le altre cariche, vi invito a provarla. Chi utilizza il calibro 20 può provare questo assetto. Per chi già lo utilizza, in questo momento, se già non lo sapeva, conosce i valori di questa carica. Ok, vi saluto, vi ringrazio come sempre e al prossimo assetto.